Sì. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti a questa iniziativa nella sala d'attesa del 2 agosto dedicata a Torquato Secci, che è stato il primo presidente dell'Associazione dei Familiari del 2 agosto. Le iniziative che noi svolgiamo in questa sala sono iniziative rivolte appunto alla memoria, al ricordo di quella strage, di quel momento. E io, prima di dare la parola al presidente dell'associazione Paolo Bolognesi, voglio ringraziare Daniele Biacchessi, che è qui con noi questa sera, e il sassofonista, che adesso mi sfugge il nome, Michele, esatto. E naturalmente vorrei prima di tutto ringraziare le Ferrovie dello Stato, grandi stazioni che ci ospitano in queste nostre iniziative, e gli amici, le aziende che insieme a noi Manutencop, la Lega delle Cooperative e le altre aziende che naturalmente ci stanno dando una mano nel mantenere vivo questo ricordo e nel tenere in piedi appunto queste iniziative all'interno della sala d'attesa della stazione. Darei la parola a Paolo Bolognesi per un breve saluto. Buonasera a tutti. Noi ogni mese facciamo un momento di ricordo, e questa sera abbiamo due artisti che faranno un percorso da prima della fine della guerra ai giorni nostri. E mi preme sottolineare anche una cosa, visto che nell'ambito del reading che Biacchessi farà questa sera, si parla anche delle stragi naziste di prima della fine della guerra, Sant'Anna di Stazzena. C'è la notizia di oggi alle 2 che la Cassazione ha condannato gli esecutori di quella strage. Credo che sia una notizia importante che arriva con molto ritardo, ma credo che sia importante sottolineare una cosa di questo tipo, visto che nel nostro paese le stragi punite sono proprio una grande eccezione. In questa sala 27 anni fa ci fu una strage colossale che causò 85 morti e 200 feriti. Noi, anche con momenti di vita come quello di questa sera, cerchiamo di ricordare, di mantenere vivo il ricordo, anche perché riteniamo questo: la strage di Bologna ha avuto un iter processuale molto travagliato, che ha portato alla condanna di 3 esecutori materiali, la condanna dei depistatori, della banda armata, eccetera. Mancano i mandanti e gli ispiratori politici. Io credo che il ricordo, il mantenere vivo il ricordo di quella strage, possa un domani dare a questa democrazia anche quelle condanne che potrebbero far fare dei passi molto avanti alla nostra democrazia, così, diciamo così, sotto scacco e costantemente in crisi. Ecco, credo che questo momento di ricordo possa essere d'aiuto proprio per questo futuro, un futuro che vorremmo consegnare alle giovani generazioni. Forse più bello di quello che non è in questo momento, ma credo anche che mantenere viva la memoria, cercare di arrivare alla verità completa sulle stragi e sulla strage di Bologna, credo che questo sia un dovere di tutti e della democrazia in particolare. Grazie di essere qui con noi. Quanto pesano le ingiustizie? E qual è il loro prezzo? E soprattutto chi lo ha pagato nel corso della storia? Bisogna partire da una data, 12 luglio 1944. Siamo a Sant'Anna di Stazzema, poche case sparse nell'entroterra della provincia di Lucca. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata.
di tra un gruppo di bambini che giocano festosi davanti al parco della scuola e cantano e ridono felici e si tengono per mano e fanno un giro tondo. Le bambine vestite di bianco, con i grembiuli puliti e i capellini in testa. E i bambini con la camicia, i pantaloni corti e le bretelle. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta. Frasi di bambini che vivono spensierati dentro i loro giochi mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. E scrivevano: sogno di fare il dottore per aiutare le persone. Sogno di diventare vecchio come mio nonno. Sogno di vedere il mondo. 12 agosto 1944, un mese dopo. Quei sogni di bambini vennero infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte, la violenza dei grandi. I razzi illuminano il cielo di rosso. E poi arrivano i soldati nazisti del secondo reggimento della 16ª divisione Panzergranadier. Entrano a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti in camicia nera. Bruciano le case, devastano le chiese. 560 morti. Una strage efferata ha compiuto contro i civili in fuga dalla guerra, donne, vecchi, contro 142 bambini con meno di 10 anni. Anna Pardini, nata solo pochi giorni prima. Nella piazza principale di Sant'Anna, una lapide in sua memoria, c'è scritto: Anna Pardini, la più piccola dei tanti bambini che la guerra ha qui strappato dai girotondi. Quella fotografia di bambini che solo qualche giorno prima correvano e ridevano, senza preoccuparsi delle cose del mondo, conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Cesare Pavese ha scritto: ora che ho visto che cos'è la guerra, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo, perché sono morti? Io non saprei che cosa rispondere, non adesso almeno, e non mi pare che gli altri lo sappiano, perché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero. Grazie. Michele Fusello, sassofono. Nel 1944 Sant'Anna di Stazzema si trova sul filo della cosiddetta linea gotica, il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. La linea taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara fino a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Il feldmaresciallo Kesselring organizza la sua risposta militare. Il capo dell'operazione è Walter Reder. È la mattina del 29 settembre del 44. Prima di muovere all'attacco dei partigiani, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli dei fiumi Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia, di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia dentro nella chiesa. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi, ai donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce e uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissime, ma la strage è soltanto all'inizio. L'8
ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Dopo 6 giorni di rastrellamenti e violenze, 1830 persone perdono la vita. I nazisti proseguono i massacri senza interruzioni in tutte le città, i paesi, le frazioni. Colpiscono civili in fuga dalla guerra, vecchie, donne, bambini, ma anche i militari dell'esercito italiano che non intendono arrendersi al nemico. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, 6.000 morti solo a Cefalonia. 50 anni dopo, siamo nel maggio del 1994, a Roma, molti anni dopo. C'è un armadio che è rimasto dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento. La sede degli uffici è il vertice della magistratura militare, Palazzo Cesi, via degli Acquasparti. È un armadio, questo, con le ante rivolte verso il muro, chiuso a chiave, protetto da un cancello da lucchetto. Nell'armadio vengono trovati 695 fascicoli. Un registro composto da 2.273 voci. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano i nomi dei colpevoli. Herbert Kapler, responsabile dell'eccidio delle fosse ardeatine a Roma. Erich Priebke, Karl Hass. Era tutto ordinato con una puntigliosità quasi encomiabile, una storia di vera ingiustizia. Una delle più tremende ingiustizie che un popolo potesse subire. E allora, secondo voi, com'è stato possibile decidere lo spostamento di tutti questi fascicoli? I fascicoli sono stati archiviati per sempre in nome del Trattato di Yalta e della spartizione del mondo. Un silenzio colpevole dei governi italiani che si sono avvicendati fino al 1994 e che in nome di quegli accordi hanno tenuto nascosta la storia del paese a tutti i loro cittadini. 22 giugno 2005. La strage di Sant'Anna di Stazzema, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo dal Tribunale Militare di La Spezia. 14 gennaio 2007. Il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Montesole Mazzabotto. Oggi, sentenza definitiva, tutti condannati. Nel 1960, quando furono meticolosamente archiviati i fascisti dell'armadio della vergogna, i generali e i colonnelli nazisti, condannati oggi a Sant'Anna di Stazzema, avevano 40 o 50 anni. Nel 1945, finita la Seconda Guerra Mondiale, avevano 25-35 anni. Oggi il più giovane ha 87 anni, il più vecchio ne ha 94. Questo è il paese della vergogna. Grazie. Ma le storie sono andate avanti. Non è finita qui, siamo solo all'inizio. Dicembre 1969. Ti ricordi, uomo? Il 12 dicembre del 1969. Allora, il 12 dicembre del 1969 la televisione era in bianco e nero. C'era solo un canale, Rai 1. La mamma diceva alle 20:30 tutti a letto, carosello. Ma la domenica sera, c'era un programma che si chiamava La Freccia Nera.
E la sigla faceva così. La freccia nera fischiando si scaglia e la cupa canaglia. Una tazza del caffè costava 50 lire. Milano è illuminata a giorno. I grandi magazzini sono sfavillati. Le compere e gli acquisti. Le luminarie addobbano il centro che sembra un carnevale. Ci sono migliaia di persone stipate in pochi metri da Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Piazza San Babila. Vanno su e giù e osservano le vetrine. Ci sono gli zamponari e i venditori di caldarosti. Al bar del bar e aiuti servono espressi in continuazione. La gente, attenzione, transita nei pressi del Teatro della Scala. Quella sera rappresentano il barbiere di Siviglia. Al cinema Rivoli di Milano c'è un uomo da marciapiedi, all'eccesso nell'anno del Signore. Sono andato a vedere. Il freddo entra nelle ossa. Tutti noi italiani ci sentiamo felici, immortali, allegri, innocenti. Ad un tratto un forte dirompente boato rompe quella strana ubriacatura invernale. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. 17 morti e 88 feriti. Alle 16.37 siamo già vecchi, molti anni dopo. 30 giugno del 2001. La Corte d'Assise di Milano dice del Pozzozzi, Calò Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, Erchiastro. Anni dopo. 12 marzo 2004. La Corte d'Assise di Appello di Milano assolve Del Pozzozzi, Calò Maria Maggi per insufficienza di prove. Il 3 maggio del 2005 il processo si chiude in Cassazione, con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali. Ma non è finita, perché i giudici qui compiono uno straordinario capolavoro. Fate attenzione. Ci sono due persone che sono due fascisti di ordine nuovo, Franco Freda e Giovanni Ventura, che sono stati assolti nel processo di Catanzaro. Fine. Per loro non si può più procedere per la strage di Piazza Fontana. I giudici pensano e dicono: adesso meditiamo e costruiamo qualcosa di nuovo. Scrivono che non sono stati Del Pozzozzi, Calò Maria Maggi e Giancarlo Rognoni a mettere la bomba in Piazza Fontana, bensì Franco Freda e Giovanni Ventura, che sono stati assolti a Catanzaro. Ma c'è una verità storica. Franco Freda e Giovanni Ventura, ritenuti anche dalla Corte di Cassazione tra gli esecutori della strage di Piazza Fontana, anche se non più giudicabili dopo la soluzione definitiva del gennaio del 1987. È scritto dentro le sentenze. Ma il terrore va avanti. Brescia, Piazza della Loggia, 28 maggio 1974. Non ve lo faccio sentire. Sta parlando Franco Castrezzati della CISL. Ci sono migliaia di persone che stanno nella piazza. Sono le 10:12 minuti. Castrezzati dice: amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di chiara marca fascista ha posto la nostra città all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Sono venuti alla luce uomini di primo piano che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma. Vengono pure alla luce bombe, armi, tritolo, esplosivi di ogni genere. Ci troviamo di fronte a trame intessute segretamente da chiamezzi e obiettivi precisi.
A Milano! State fermi. Dice, state fermi. Dice, state all'interno della piazza. Dice, il servizio d'ordine faccia cotone intorno alla piazza. Poi si lascia andare. E dice, invitiamo tutti a portarsi sotto il palco. Venite sotto il palco. State calmi. Lasciate il posto alla croce bianca, lasciate il passo. Lasciate il passaggio delle macchine. E finisce. Tutti in piazza della Vittoria. Tutti in piazza della Vittoria. Piazza della Loggia, 28 maggio del 74, 8 morti, 94 feriti, 5 insegnanti, 2 operai, un pensionato. Neanche un sorriso, un sospetto, una parola, nemmeno una frazione di tempo. Quanto basta per accorgersi che in un cestino dei rifiuti sotto i portici c'è chi ha piazzato poco prima un ordigno ad alto potenziale. Alla fine moriranno sul colpo nel giorno in cui dalla polvere nera e giallastra c'è chi vede perfino volare una bicicletta. Va su verso il cielo, sembra uno strano mostro di metallo. Si alza oltre lo sguardo delle persone e poi si schianta sull'asfalto. Grazie. Mai dimenticare. 80 chilometri che separano Firenze da Bologna. Il treno sono circa un'ora di cammino, ma durano un'eternità. E tu ci puoi vedere un mondo dentro quelle lungherie, spesse di un buio intenso, alla fine di un tunnel c'è un altro ancora. Da Bernio a San Benedetto Val di Sambro c'è una galleria, 18 chilometri, la più lunga d'Italia. Il 4 agosto del 74. Dentro un vagone di seconda classe è scoppiata una bomba ad alto potenziale. È accaduto proprio nel tunnel ferroviario di San Benedetto Val di Sambro, 12 morti, 100 feriti. E la strage sul treno Italicus a oggi non vi è ancora giustizia. E questa è la parte più difficile da fare, perché questa riguarda questo luogo. Questo pezzo riguarda tutti voi che aspettate il treno. Ventisette anni fa. 2 agosto 1980. Alla stazione di Bologna, Sergio Secci, 24 anni. Non riesce a prendere un treno, uno stupido ritardo di pochi minuti. Si reca all'ufficio informazioni e scopre che un altro convoglio sta per arrivare. È annunciato alle 10:50, attende la sua coincidenza. Ma anche Roberto Procelli a Bologna. Lui viene da San Leo di Anghiari, in provincia d'Arezzo, partito soldato. E ora si trova qui, proprio qui fuori, sotto la pensilina ad aspettare il suo treno di ritorno. E poi ci sono tante persone qui, più o meno dove c'è quel signore col maglione chiaro, ci sono dei bambini. Ci sono dei bambini che cominciano a correre. Perché i bambini non conoscono le regole degli adulti. Figuriamoci in una stazione d'agosto, in mezzo a quel chiasso è come sentirli. Cominciano a correre. Li puoi vedere ancora, uomo. Corrono. Scappano. E si rincorrono. È una danza che può andare avanti fino all'infinito. E lì vicino ci sono i genitori che non riescono a tranquillizzarli. Sono i fratelli danesi Eckhart, 14 anni, Kai Mader, 8 anni, Margaret Mader, 39 anni, la loro madre. I bambini corrono, corrono, corrono,
corrono senza sosta. A un certo punto, intorno alle 10.24, 10.23, da quella porta entra un uomo con una grande valigia, ecco, tipo quella, ma forse anche più grande. Lui entra, tranquillo, ma lui entra perché non ha un'anima. Sono tutte le persone qua che stanno fumando, perché una volta si poteva fumare. Sono tutte le persone qui che stanno chiacchierando, c'è chi fuma, c'è chi legge, c'è chi guarda il giornale, no? C'è chi commenta i fatti di politica. I bambini corrono e sono le 10.23. La madre non riesce a rincorrere, sono le 10.24. E poi ci sono un sacco di speranze, un sacco di sogni, un sacco di cose che vengono dal cuore, che stanno dentro. Dove finisce e dove inizia un viaggio? Dove inizia un viaggio? È accaduto che da una porta centrale della sala d'aspetto di seconda classe un signore, chiamato Giusva Valerio Fioravanti, è entrato con la sua valigia da funzionario dello Stato, accompagnato da un altro signore chiamato Luigi Ciavardini, o forse no, forse sì, ma sta di fatto che sono stati condannati in via definitiva e la parola fine è stata messa per loro. È successo che probabilmente, non so se qui dentro o qui fuori, c'era una signora chiamata Francesca Mambro. È successo che 25 kg di esplosivo gelatinato Compound B, di tipo militare, compresso dentro in una valigia, di aspetto normale. È successo che un vento forte ha spazzato via ogni cosa. È successo che un tornado violento, più forte di un terremoto, qualcosa che aveva il sapore della morte e di cose bruciate e di vecchi boati. È successo a un uomo 27 anni fa, e questa sala d'aspetto di seconda classe si è sbriciolata, come fanno quei castelli di sabbia quando c'è l'alta marea, ed è entrata in quella di prima classe e ha travolto ogni cosa. Centinaia di metri cubi di terra, uomo, travi lunghe 200 metri. Lo sai che cos'è una pensilina d'acciaio? E traversine, sassi, binari, rotaie, carrozze del treno straordinario 13534 ancora a Basilea, e il ristorante Cigar, speranze, discorsi, progetti, sogni di una vacanza promessa soltanto per un'estate. Un'onda lunga di tutto questo si è riversata in meno di un secondo nella piazza della stazione. Poi qui verso il binario 1 e poi laggiù nel sottopassaggio. Era un mondo compatto, fatto di cose, persone che poco prima erano vive. È venuto giù, sfaldato e si è dissolto. E in tutto questo macello l'orologio si è fermato e mai più deve continuare a farlo funzionare questo orologio. 10.25. 85 morti e 200 feriti. Strage alla stazione di Bologna. La sentenza della Corte di Cassazione. Ergastolo per Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. 7 tribunali accertano che sono loro gli autori della strage. Dai 7 ai 10 anni di carcere per il capo della loggia massonica P2 Licio Gelli, il faccendiere Francesco Pazienza, i vertici del Sismi Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Sono i personaggi che secondo i tribunali hanno depistato le indagini. E pochi mesi fa, Luigi Ciavardini condannato in via definitiva per la strage di Bologna. Come ha detto prima Paolo Bolognesi, mancano i mandanti politici. Mancano
per tutte queste stragi. Grazie. Il 23 dicembre 1984, il rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scambi si incrociano con i binari e poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone. Le valigie non si riescono nemmeno a contare. Invadono i corridoi fin quasi dentro i bagni. Sono i sacchetti con i regali impacchettati, i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. Qualcuno mostra le fotografie dei nipotini e dei figli più grandi da portare orgogliosi. C'è chi legge, c'è chi dorme, c'è chi guarda fuori dai finestrini e parla. Il rapido 904 è come un muro. Soltanto le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. Perché lui di chilometri deve avere macinati abbastanza prima di quella sera. La stazione di Firenze, le porte si aprono e si chiudono. Altoparlante annuncia un lieve ritardo, ma tutto sembra normale in quella tranquilla serata di fine dicembre. Nessuno nota un uomo sulla quarantina con in mano una grande valigia. Entra, guarda tutti e dice «Buon Natale!». La deposita in fretta nella carrozza e svanisce nel nulla. Il treno riparte che sono le 18.35. Lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Sfiora a Prato con i capannoni del tessile, poi si avvia. Verso il tratto Appennino. Il sole è tramontato da due ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride e chi discuta di politica e di calcio. E 904 sembra inarrestabile, alle 18.55 bocca alla galleria Tavernio San Benedetto Valenzano. Dentro il tunnel il buio è intermittente. Ogni 100 metri le luci delle fotoelettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 19.08. Il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella valigia posta nella carrozza centrale. La forza d'urto è impressionante, la deflagrazione crea uno squarcio enorme nel vagone. La gente urla come impazzita, per le portiere si incammina a piedi lungo la galleria. Alla fine si conteranno 15 morti e 267 feriti. Per le stragi italiane ad oggi nessuna giustizia. Nessuno ha pagato per gli omicidi di Roberto Franceschi, assassinato dalla polizia la sera del 23 gennaio del 73 davanti all'Università Bocconi di Milano. Non sono stati scoperti i killer di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, colpiti il 18 marzo del 78 in via Mancinelli a Milano. Nessuna giustizia per Saverio Saltarelli, Franco Serantini, Claudio Varalli, Giannino Zibecchi, Piero Bruno, Alceste Campanile, Giorgia Namasi, Walter Rossi, Valerio Verbano e centinaia di altri ragazzi uccisi per le loro idee. Grazie. Questo pezzo lo dedico ai più giovani, ai ragazzi. Questo pezzo è stato scritto
a quattro mani Coraia Marazzini. Questo pezzo riguarda una storia straordinaria, drammatica, triste, brutale. Ma io la voglio dedicare soprattutto ai più giovani, perché questa è una storia di ragazzi. Firenze, piazza della Signoria, poco distante. Via dei Gergofili, il 27 di maggio si sta bene fuori. E pennellate di colore, gli occhi della Madonna, il naso del bambino. I colori che brillano accesi mentre una famiglia cammina senza pensieri cattivi. Angela Fiumi Nencioni, 36 anni, Fabrizio Nencioni, 39 anni. Nadia Nencioni, 9 anni, Caterina Nencioni, 6 mesi. È una famiglia che passeggia prima di rientrare in albergo tra tutte queste vie fiorentine e crescono uomini di lettere e di pittura. Le statue immobilizzate in gesti antichi, meravigliose. E la vita che ancora sta dando il meglio di sé, Dario Capolicchio, 22 anni. È luna di notte, la pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti. I colori ad olio eterni si squagliano come acquarelli al calore dei sospiri. Ci sono due ragazzi incollati alla vespa dai baci, gambe incastrate per un amore totale, anche dove non si dovrebbe. Ma come fai ai suoi sorrisi non prestare ascolto, diventare una cosa sola nell'ombra della strada, stringerla per sempre e non salutarla mai? Ancora 5 minuti, devo andare, poi tutti a ridere. Ma come fai a andare via sul serio, che parrebbe andarsi via per sempre? Allora sì, ti bacio, sì, resto. 5 minuti. Ma che fine farà la bellezza fra 5 minuti, eh? In quale stato si ridurrà l'arte fra 5 minuti? La cera si squaglierà, i colori ad olio si annacqueranno, il marmo si sbriciolerà, gli affreschi si staccheranno in bolle d'aria, e il bronzo si fonderà in mille figure frattali. La pietra franerà, mentre le chiavi di volto ormai arrese non riusciranno più a contenere le strutture, chiuse in tutte le loro architetture. Quale bacio nuovo, bacio vecchio ci sarà? Se fa 5, 4, 3, 2, 1 minuto, 5, 4, 3, 2, 1 secondo, tutto sarà terra, polvere, pietra e sassi, cemento, ghiaia, torba, catrame e fumo ancora polvere, aria, polvere, terra, aria, terra. Quale opera potrà sublimare tutto questo? Perché qui non c'è stato un duello da narrare, non c'è stata una battaglia di valorosi, non c'è stata una sfida lanciata a tempo debito, un guanto con il quale avere schiaffeggiato l'altra parte. Qui soltanto vittime innocenti di assassini vigliacchi. Una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, pochi mesi. Ancora 5 minuti. E sarebbe stata anche per loro tutta un'altra vita. Ma la vita è questa. Nessun destino umano ha 5 minuti di riserva. Grazie. E allora, molti anni dopo, la strage di via dei Gergofili,
la strage di Via Palestro del luglio del 1993. La mafia tace, o almeno ha cambiato metodo. Non più bombe contro cose e persone, non più sangue. Soltanto una vecchia strategia, quella del silenzio. La mafia per il momento sta a guardare, ancora per il momento. Scriveva Giovanni Falcone. Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quelle che siano le conseguenze personali, quelle che siano gli ostacoli, i pericoli, le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana, di tutta la moralità umana. Gli uomini passano le idee e restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori e uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, ma non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà dunque quindi anche una sua fine. E poi l'ultima. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Raccontiamolo soprattutto ai più giovani. Grazie. Michele Fusello, sassofono. Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Bologna. Grazie ancora.